ASIO segna una nuova era, Data Bank, l'orologio con 50 unità di memoria che ricorda numeri di telefono, appuntamenti e date importanti ti sei ricordato Casio Data Bank Computer da polso No vabbè ragazzi che spettacolo Che ricordi e che nostalgia di quegli anni 80 che sono tornati alla grandissima nelle riproduzioni delle console Insomma in un sacco di cose allora non ho resistito Mi sono ricomprato questo Casio Data Bank è un orologio che eh, veramente avevo sognato tantissimo quando avevo 10-11 anni, l'avevo chiesto ai miei genitori ed è veramente un'emozione questo unboxing, tirarlo fuori dalla scatola perché Casio ha continuato a farlo in questi anni. E allora l'ho ricomprato anche per raccontarvi un po' di storie, un po' di storia di, di quegli anni, cosa si faceva. Con queste avvolerie elettroniche oggi al polso abbiamo smartwatch smart band fanno veramente di tutto allora solamente avere 25 memorie o la possibilità di fare i calcoli con la calcolatrice era veramente qualcosa che soprattutto per noi appassionati di tecnologia allora ci faceva sentire veramente il re del mondo vi racconto solo che io eh, veramente perdevo le giornate per inserire i dati eh, devo dire che la fattura è esattamente come me la ricordavo ecco una cosa che non mi ricordo è se la cassa anche allora era in plastica o era in metallo perché mi sembra molto leggerino come, mh, come orologio questo che non è un rifacimento, è proprio esattamente come allora anche nei circuiti stampati interni e anche nell'LCD. Guardate, nessun problema di visualizzazione sotto luce del sole, perché ovviamente era un LCD a contrasto. Ma c'era anche la luce, non a caso c'è qua la scritta illuminator. Luce che però era particolare, guardate se schiaccio il pulsante qua, si accendeva quella che era secondo me proprio una lampadina. I LED non venivano ancora utilizzati, e quindi, boh, non lo so. Secondo me proprio. Una, una lampadina di incandescenza, tant'è che eh, illuminava solamente una parte del display. Poi arrivarono le retroilluminazioni, quelle verdi, quelle uniformi, le elettroluminescenze, ma eh, qua eravamo ancora prima di quegli esordi e eh, le funzionalità, ve le faccio vedere, schiacciando il pulsante MOD si poteva cambiare, passare dal database, database fantastico, vi dicevo prima, 25 memorie e per memorizzare un numero di telefono si schiacciava questo pulsante Adjust eh, qua spostandosi... Con questi pulsanti si potevano andare a eh, scrivere, vedete le lettere, si, ci si spostava di una lettera alla volta, per esempio, non so, B. Ehm, adesso scrivo qualcosa a caso. Bacia, eh? E, ehm, Ci si spostava nel campo sotto e si potevano scrivere fino a ehm, 6 lettere, vedete che poi scorno e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 numeri. Ovviamente si poteva memorizzare quello che si voleva, o una data, o un numero di telefono, il eh, compleanno, insomma, era veramente eh, non so, era veramente fantastico andare a eh, scrivere i numeri e tra l'altro poi uscì successivamente la versione 610, comunque o in contemporanea perché il database era una famiglia, ce n'erano tanti che aveva Qua, oltre ai numeri le lettere, quindi si poteva andare a scrivere andando a schiacciare le lettere, e poi eh, famosissimo la ehm, versione 53. Che aveva però i pulsanti in rilievo, gommosini A me piaceva invece, questa e volevo questa proprio perché aveva una sorta di tastiera che sembrava touch, ovviamente non era touch, bisognava schiacciare, anzi, con l'unghia, in maniera veramente importante sul, sui numerini, per fare entrare il, il comando. E, però mi piaceva un sacco questa essere a filo della tastiera. Tant'è che molti orologi originali di allora vinta si trovano, ma con la tastiera distrutta, perché proprio bisognava andare andare lì con l'unghia per andare a eh, schiacciare i, i numeri comunque 25 memorie che erano eh, richiamabili con questo pulsante poi si spostava avanti e indietro per andare in una o nell'altra e poi la modalità calcolatrice a scuola quanti calcoli di nascosto fatti con la calcolatrice una calcolatrice ovviamente semplicissima, non c'erano delle eh, funzioni matematiche particolari algebriche ma eh, era veramente qualcosa di fantastico allora e poi c'era la funzionalità ovviamente di allarme quindi eh, di, di sveglia tra l'altro sentite c'è cioè, questi beep beep perché allora non c'erano le suonerie polifoniche non c'era un altoparlante che riproduceva delle, dei suoni ma solamente, un, si riproduceva solamente dei bip. beep, beep e, oltre all'allarme lo, lo stopwatch quindi il cronometro che si avviava così si azzerava con questo pulsante faceva anche i tempi intermedi e in ultimo un secondo fuso orario poi si tornava tranquillamente qua alla schermata principale dove si vedeva solamente il giorno della settimana tra l'altro in 13 lingue eh, diverse, l'ora, l'anno e e la data. Altra cosa molto particolare che mi ha fatto tornare indietro nel tempo è il cinturino, si apriva in questo modo poi si regolava mettendoselo al polso e poi tranquillamente si andava a chiudere eh, molto semplicemente con una chiusura di questo tipo, quindi veniva a chiudere qua il diciamo il, eh, la, 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 il cinturino e poi così si andava a chiudere. Mi ricordo una cosa che succede ancora adesso ma con le Chiusure adesso un po' meno. Non vi dico cosa si creava qua tra sudore, polvere. Mi ricordo proprio quel, quel particolare. Ma adesso sì, no, non vedo l'ora. Voglio indossarlo. Ah, e il rumore della chiusura, mamma mia! Quanto mi sento figo con questo data bank al polso! Come allora, allora mi sentivo appartenere a una setta, a un club di super tech che poi non che si facesse molto, ripeto, passavamo le giornate a inserire dati, oppure a scuola di nascosto a fare calcoli con la calcolatrice o a guardare le memorie che avevamo memorizzato. Sì, solo 25, ma chi se ne frega alla fine se fate il conto degli amici veri più stretti, dei parenti a cui volete bene, secondo me nessuno di noi supera le 25 persone, altro che migliaia di contatti su Facebook, Instagram eccetera 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 insomma lo vedete il sorriso stampato sulla faccia mi sembra di essere tornato a quei 12 13 anni quando i miei genitori mi regalarono proprio questo e questo modello e per questo che l'ho riacquistato e, e niente il sorriso mi rimane questo non vuol dire che non proverò altri smartwatch altre diavolerie tecnologiche da polso sicuramente le proverò perché la scimmia è comunque dentro ma Penso che nulla possa sostituire i ricordi di, di allora. E niente, fatemi sapere un po' come vi è sembrata questa prova. Un po' particolare, un po' fuori dalle righe, un po' vinta. Sarà che ho i capelli bianchi. Sarà che, non so, non penso inizio a non pensare per il futuro, Inizio a pensare al passato. E questo mi preoccupa. Ma non è assolutamente vero perché ho la scimmia di tutte le cose che arriveranno. Ma niente, dai, fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e se sì, vi piace poter ripercorrere magari un po' di storie. Tramite e uh, per mezzo di questi aggeggi tech che per allora erano avantissimi, oggi, oggi fanno emozionare chi era ragazzino negli anni 80 Che figata! E la prossima puntata, mm, sto già pensando a Pacman. Ciao, che figo!